Si chiama Tu Abruzzo, la nuova app presentata dall'azienda unica di trasporti della regione, che permetterà con un semplice clic sul proprio supporto mobile di avere e di poter usufruire di una serie di servizi. Ne ha parlato il presidente Gianfranco Giuliante. Una app che ha comportato oltre un anno di studio, perché è una delle più complesse oggi sul mercato del trasporto pubblico locale a livello italiano. Pensate che ci sono circa 80 milioni di interazioni possibili, di soluzioni intermodali che possono essere scelte attraverso questa app, e che ha dovuto lavorare su una realtà orograficamente difficile e dove la tua ha 9.000 fermate. Basterà un clic e ci saranno tutta quanta una serie di notizie che sono quelle essenziali per chiunque voglia viaggiare, per poter decidere quale può essere non solo il luogo che vogliono visitare, ma anche qual è il percorso più facile. Può fare il biglietto, può addirittura, chi si dovesse decidere di muovere con la macchina, attraverso questa app trovare il parcheggio e pagarlo. E a margine della presentazione dell'evento, il direttore generale della Tua, Maximilian Di Pasquale, ha parlato invece del progetto del passaggio dei mezzi della Tua lungo la strada Parco. Il progetto principale rimane quello di completare la realizzazione dell'impianto ferroviario. Il lavoro da parte di Tua come stazione appaltante andrà avanti. È stato proposto un lodo che riguarderà sia la Regione, come ha senso chiaramente che è la proprietaria, sia il Ministero, e l'obiettivo è chiudere con l'opera con i mezzi così come individuati. Nel frattempo eventuali progetti alternativi saranno valutati costantemente con l'amministrazione comunale di Pescara, con cui c'è un grandissimo rapporto di collaborazione, ma ripeto, l'obiettivo vero è quello di completare l'opera e di non lasciare un'altra incompiuta. I tempi dipendono dalla chiusura della transazione, e comunque se si chiude, brevi.